Cooking show, dibattiti, degustazioni, laboratori e mercati per celebrare il patrimonio enogastronomico del territorio. Ecco a voi la mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di Città di Castello. Dal 29 ottobre al 1 novembre un ricco programma di attività aperte al pubblico e gratuite, legate al tartufo bianco e all'enogastronomia dell'Alto Tevere. Si snoderanno per le vie e le piazze del centro storico. Associazioni di categoria, produttori, aziende del territorio ed enti formativi insieme per parlare di cibo, biodiversità e la valorizzazione dei prodotti. Ma il GAL appunto ha tra le sue come radici ha appunto gli sviluppi di progetti territoriali e quindi le microimprese, ma anche gli eventi come questi di promozione che aiutano ad aggregare, a migliorare le condizioni economiche di un territorio. E come ogni anno, anche quest'anno il GAL ha voluto contribuire alla mostra del Tartufo in una doppia veste, una finanziando diciamo, la mostra in sé, ma anche finanziando un progetto che è all'interno del programma della mostra che si chiama Degustibus per cercare anche di unire altre eccellenze al prodotto Tartufo. Il prodotto Tartufo è un prodotto che chiaramente è conosciuto in tutto il mondo e si vende da solo, mentre invece ci sono anche altri prodotti di alta qualità, come ad esempio la chianina, che hanno diciamo, una ottima qualità, ma che riescono, diciamo, faticano a essere commercializzate, a essere valorizzate. La mostra appunto è un'opportunità di diciamo, trasferire un po' di agricoltura, cioè di trasferire la cultura di quello che è un nostro territorio, di quelle che sono le tradizioni, di come si trova questo prodotto, di come trasferisce anche la conoscenza. Non dimentichiamo che il tartufo è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità anche dall'UNESCO e la cerca appunto è una di quelle cose che devono continuare ad essere valorizzate. Per fare questo, manifestazioni come questa da una parte promuovono il prodotto, ma in sé aiutano un'intera economia, quindi da un punto di vista turistico, gli agriturismi, gli alberghi, i ristoranti, le attività artigiane, diciamo, agevolano e diciamo, hanno anche un merito nel partecipare alla promozione di questa manifestazione, che noi crediamo debba continuare, debba essere ancora di più valorizzata e soprattutto debba essere promossa in giro per il mondo. Nella città del Tartufo Bianco, con numero da primato, un fine settimana dunque all'insegna del gusto e della valorizzazione dei prodotti locali, che vede il coinvolgimento di aziende, produttori ed enti formativi. Una manifestazione che punta non solo a far conoscere il pregiato tubero in tutte le sue sfaccettature, nell'anno in cui la cerca e cavatura del tartufo sono diventati patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO, ma che coinvolge tutto il tessuto sociale, produttivo e agricolo. La stagione è un po' in ritardo, diciamo che stiamo affrontando una stagione per ora abbastanza difficile, con una scarsità di tartufo legata anche alla siccità che c'è stata quest'estate. Siamo partiti subito alti con i prezzi, siamo per il tartufo bianco pregiato, il tuber magnatum dai 2.000 euro ai 4.000 euro al chilo e a salire anche per i pezzi più grandi.